Ciao, ciao a tutti. Bacio a tutti. Sotto nell'info box. No, fa troppo caldo. Fa caldo. E questo non è un video spesa. Bella introduzione, Erika. No, fa troppo caldo, ragazzi. Fa veramente caldo. Dice, Erika, te lamenti sempre. Sì, probabilmente sì, il peso, la menopausa. Allora, siamo andati al risparmio casa. E quindi volevo condividere con voi tutto il rinnovamento, docce, shampoo, creme, balsami e tutto quanto perché mi ero finita tutto. E io se c'è una cosa che proprio a me piace sono i bagnoschiuma, sto lì, mi piace la confezione, mi piace tutto, controllo tutto. Quindi adesso ho preso un po' di purpurri di roba, non si capisce niente, quindi condivido con voi quello che ho preso, perché a voi i capelli fanno cacare, e condivido con voi quello che ho preso perché a volte può capitare che uno vedendo una cosa dice, ah carino, lo prendo anch'io, mi piace, ciao. Allora, abbiamo preso due pacchi 3,99, questi qua del risparmio casa, questi. Biancheggiato spillo perde troppo pelo, però non abbiamo fatto la tosatura proprio corta corta, ma comunque c'è pelo, è solo che lui dietro al sedere gli fa le mantovane il pelo e quindi abbiamo dovuto tosare. Michele già che c'era si è fatto prendere la mano, c'abbiamo tutto il kit di tosatura lì che abbiamo comprato alla Lidl, quindi lo tosiamo noi, cioè lo tosa lui, io non so capace, lui gli piace pure, si rilassa. Il cane è tranquillo e siamo tutti felici. E c'avevamo un cappottino che avevamo comprato una volta per lui quando ci fu proprio la neve forte forte, quindi avevamo preso il cappottino, quindi va in giro col cappottino. Fa caldo, quindi è tranquillo, si gratta di meno perché comunque il pelo, il sottopelo gli si è tutto staccato, è corto, è stato spazzolato, disinfettato, un po' mattato e quindi sta meglio. Perché vi ho detto del cane tosato? E condivide. Allora, cos'è? Sei dritto? No, manco poco. Risparmio casa. Questi sono i tovaglioli che io faccio vedere anche ogni tanto quando faccio i prodotti finiti, perché questi sono veramente molto resistenti, questi qui, molto molto. Tovaglioli si sciavuliscono quando te pulisci. Questi rimangono duri, tipo proprio trattoria dal varo, capito? Rimangono tovaglioli rigidi e quindi ci fai tranquillamente tutto il pranzo. Poi a 99 centesimi due Scottex ho preso per la cucina. Ah, caldo, Maria. Poi questa che nell'evenienza anche qui si fa anche in maniera abbondante, quindi eccola qui, dice con tutto quello che te mangi vorrei vedere. Poi passiamo a cosa? Al fatto che ho preso carta forno. C'è anche la carta forno a fogli, però io non me ci trovo molto bene con quella a fogli perché le mie teglie sono più larghe e rimangono vuote in mezzo, capito? Quindi preferisco sempre comunque la carta intera. Oppure controllate le misure, ecco, questo è importante. Perché sono più piccoli a volte. L'alluminio. Poi ho preso a 88 centesimi questo qui, questo ammorbidente. Mi è piaciuto l'odore. Continua a piacermi l'odore. C'ha quell'odore dolciastro, ma non. Infatti è vaniglia orchidea. Infatti c'ha quell'odore dolciastro, però con una punta di frizzantino. Dice, Erika, ma che è un cocktail? No. È buono, quindi l'ho preso. Poi mi sono presa Lana e Delicati perché io in casa indosso maglie, adesso sono tornata adesso, però in casa indosso maglie di lana, il golfino, così e quindi li lavo a lana. Questo è molto buono, vi doveste capitare, doveste, questi qua, questo è buono, Lana e Delicati, a noi ci piace, andiamo tranquilli e beati. Poi io tiro fuori random, nel senso che volevo dare un ordine, ma penso di non riuscirlo a dare. Ho preso queste crocchette, anche queste. Non mi domandate i gatti, cioè Michele è disperato, io uguale, ma come faccio?
cioè come faccio, cosa faccio? No, niente, passo e vado. Quando ti trovi davanti il gatto secco, che quindi non è riuscito, soprattutto se è piccolo, a trovare da mangiare, io cosa devo fare? Devo chiamare le associazioni? Beh, è rimasto questo, chiamo l'associazione, ma l'associazione mi dice: io non posso te correre per tutto in giro campo per trovarti i gatti, bisogna che li prendi tu. Ma non si fanno avvicinare, cosa faccio? L'agguato, pure bestie, quindi devo aspettare che prendano confidenza. Clary no, Clary oramai l'abbiamo adottato, Clary no, ma anche sdentato adesso, sto gattino nero che è venuto qui e c'ha fame, povero piccino. Cosa faccio? Cosa faccio? Io non so cosa fare. So cosa fai, io le terrei tutte, per carità, non me si dica, le bestie, le terrei tutte, 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 ma come si fa? Cosa faccio, una colonia? Non è possibile, quindi è un po', mi trovo in una condizione un attimo di disagio, ma in tristezza, capito? Perché sapere che poi dove vanno ste bestie chiuse dentro una gabbia, allora tanto vale che stanno libere e controllate da me, cioè mi trovo adesso in questa condizione qua, però purtroppo mi si avvicinano i gatti e quindi, ma non perché io chissà cosa faccio, è perché di solito gatto chiama gatto, capito? Soprattutto se fuori c'è sempre la ciotolina, gatto chiama gatto, cosa devo fare? Questo l'ha preso Michele, questo qui, 1,99 euro, molto buono, molto fresco, sì, molto buono. Beyoncé fa sempre quei bagnoschiuma che non fanno molta schiuma, però lasciano la pelle bella detersa, bella profumata. Poi ero convinta di aver preso Svelto, invece ho preso Sole. Questa è perché proprio la fretta non ti aiuta, la fretta non ti aiuta. Poi ho preso questo qui, ci troviamo molto comodo perché c'hanno i manici e poi un bel sacchetto grande quando dobbiamo pulire la lettiera, quando dobbiamo pulire il sacco con la poposca, che capita di notte, gli scappa la poposca, lui lo fa nel pannolone insieme alla pipì, 52x54 sono, quindi è proprio un bel sacchetto. Poi ho preso a 49 centesimi cura lavastoviglie, mi pare che allo stesso prezzo, poco più, ho preso il sale. Poi ho preso il brillantante a un euro e qualcosa. Ho preso. Ma tanto sono tutti uguali, fanno tutte la stessa funzione. Poi, con la spesa che ho fatto, mi hanno regalato un orologio. E, c'era sia nero che viola. Non so se c'erano altri colori, però nero e viola sono quelli che mi ha proposto. Nero non si vedeva niente, tutto scuro, io già i numeri sono tono su tono, no? Col nero non si vedeva proprio niente, col fucsia meno male qualcosa raccimoli su, e mi piaceva, quindi l'ho preso. Adesso vedo se piace a Giulia, prende tranquillamente Giulia. Poi ho preso questo molto buono, senza parabeni, senza supplizi, senza fiscissi, senza fassossi. Ho preso questo della Dermomed all'argan shampoo. Ah, quel misto di borotalco, ma di buono, di è morbido come profumazione, mi piace tanto. Io sto sempre a sciacquarmi sti cavolo dei ciuffi, soprattutto adesso con questo grande calor, quindi allora. E poi sempre della Dermomed, questo qui all'argan, che è lo stesso, è buonissimo. E questo è molto più setoso come profumazione, questa rimane un po' più fresca, non mi si chiude, no, si è già chiusa, questa rimane un po' più fresca, ma tanto è sempre la stessa cipolla, solo che siccome qui c'è qualche altra cosa, no, sono tutti solo argan, questo c'ha pantenolo, vabbè, non ci interessa, è argan. Poi ho preso sempre argan, che ti piace l'argan, Erika? Sì, molto, questa... crema che io non lascio sulla testa agire, come dicono, 8 minuti, 5 minuti, ma molto buono, molto buono. Io lo uso per strecciare i capelli, perché io ce l'ho ricci, i miei capelli sono ricci e quindi io non sto a pettinarmeli, se no faccio proprio tutta la lana. E quindi praticamente questi ad esempio li ho lavati quando ho fatto il video del San Valentino, erano lavati ed era il giorno di San Valentino, adesso l'ho rilavati ieri perché comunque la piastra è, solo che ero così stamattina, un capocchio, quindi cosa ho fatto? Mi sono passata un po' la piastra così alla Barbara, ecco, però è tutti
E questi li uso quando mi lavo i capelli, proprio il tempo di strecciarli è già via via. Spillo? Spillo? T'a posto? Non so se siete Spillo. Spillo, fatti vedere col cappottino. Vieni qui, ci pensa la tua mamma. Vieni qui! Eccolo qua. Oddio mio! Eccolo qua. Amore di mamma. Eccolo. Ciao, amore mio. Mamma, dopo ti dà un biscottino. Dopo ti do un biscottino. Dopo, aspetta un attimo, mamma, aspetta. Anzi, te lo do subito, quando l'ho preso. Eccoli, questi che piacciono tanto. Non sapevo dove li avevo comprati una volta. Li avevo presi al risparmio casa. Quindi, io l'ho trovato, io l'ho preso subito. Vieni, Spillo, vieni, mamma. Seduto, seduto. Questo è quello che piace del biscottino. Aspetta, però, mamma. Fa troppo caldo, ragazzi. Seduto. Se lo va a mangiare sul tappeto in sala. Allora, a posto, qua ho fatto tutto. Qui ho preso bagno schiuma borotalco, l'originale, perché questo mi piace originale, a me è buono. Poi sempre della Dermomed ho preso questo, frangipane e pesca. È freschissimo. Io quando entro in doccia, io devo fare così, con che cosa mi lavo oggi? Vedo, mi piace, non ci posso fare niente. Quando vedo che finiscono le cose, poi ho preso questo shampoo, ma tutto questo 88 centesimi, questo 1,99 euro, questo non mi ricordo, questo è lo stesso di questo, non mi ricordo, questo 88, questo è buono e fresco, pare che c'è mela. Capelli con forfora, questo qui. Poi ho preso 99 centesimi. Mamma mia, questo ragazze, se... Mamma mia, questo è buonissimo. Olio è in edizione limitata della Palmolive. 88 centesimi sono 250 ml. Praticamente, quando finisco di pulirmi tutto questo corpo popò di mole che mi ritrovo, 2 volte mi sono lavato. Scherzo. Però sono piccolini, 250. E questo è l'amore. Questo è proprio l'amore, quindi... Mamma mia, vuoi capire? Mamma mia, oddio, capano, aiuto, muoio qui. Buonissimo, questo è buonissimo, questo è favoloso, questo ve lo consiglio, proprio buono. Poi ho preso questo qui, liscio totale, anticrespo, effetto seta. Shampoo sempre buonissimo, questo della Dermomed. Sono tutti questi a 88 centesimi. Questi qua, 88 centesimi sono 250 ml. Io mi trovo bene con questo qua, tranquillamente, anche perché sento i capelli. Ho comprato, come si chiama? Ho comprato uno shampoo, mai più, lo metterò nei prodotti finiti. Questo qui in offerta 2,99 della palette è biondo scuro, non ho trovato altre linee e io faccio solo la radice. Questi sono miei, sono tutte probabilmente tinte, stratinte, anche perché io comunque me li taglio, li ho lavati poco tempo fa, li ho tagliati poco tempo fa, quindi diciamo che piano piano il colore viene via. Però siccome io sono un po' bionda, un po' rossa, ho un purpurrì dei colori sulla testa, quindi sembra che chissà che tonalità mi faccio, ma sono i miei. E faccio le radici biondo scuro. Non ho trovato il Dash, o l'hanno tolto perché non c'era né liquido e né in tubs, non c'era niente. C'era il Dixan 2,99, ho preso questo. Varie profumazioni, io ho preso questo. Salviette, non ricordo il prezzo, ma sono questi di risparmio casa che, come voi sapete, io tengo in cucina, facile utilizzo, all'ultimo minuto ci cioè si pulisce le mani. Ragazzi, io Nivea, per me è Nivea, non c'è niente da fare, quindi quando finisce io la ricompro. E io impazzisco con questa profumazione, mi piace veramente tanto e così sono felice così. Poi ho preso questi Dumbo cotone biologico, questo qui, e quindi niente, vado, ciao. La spesa è fatta, vi ho fatto vedere tutto. Vi mando un bacio, spero di esservi stata d'aiuto, più che altro se
avete visto qualcosa, anzi della busta qua mi è rimasto questo, ogni 30 euro un orologio, c'erano anche questi colori, ecco, oltre al nero, c'era anche azzurro e rosso. Azzurro forse si vedeva meglio di tutti perché è abbastanza chiaro, comunque ogni 30 euro. Le offerte ce n'erano parecchie, ma non esageratamente tante. Ho visto certe cose che dovrò ritornarci, ma oggi ero con Michele, io vedevo e lui era già andato in cassa, capito? Mica, via qui, via qui! Doveva tornare indietro, amore, che fai? Non vedi le cose? Ma no, amore, facciamo tardi! Un'ansia! Quindi ci devo ritornare da sola con la calma. Kira! Brava mamma! Ci devo ritornare da sola con la calma e quindi ecco, questa è la mia spesa. Vi voglio bene, vi mando un bacio, vi ringrazio per essere con me. Grazie, grazie a tutti. Oh, buona domenica, questo lo mando online domani, quindi è domenica, quindi buona domenica a tutti.